Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, piccola premessa, scusate per la luce orribile, ma è fuori, è tempo brutto, è nuvoloso, grigio, stanotte ha piovuto tantissimo, quindi la luce è un po' bruttina. Oggi video motivazionale, pulizie della casa, che è tantissimo che non facevo, che però so che piace molto questa tipologia di video. Comunque sia, devo pulire la sala, così un po' alla veloce, poi soprattutto mi volevo dedicare alla pulizia del bagno, quello di sopra, che è quello principale, e niente, devo dare una pulitina e poi devo risistemare un po', ridare un po' un ordine appunto al bagno. Detto ciò, iniziamo subito. Allora ragazzi, prima di iniziare ci tenevo a spiegare una cosa. Siccome tempo fa mi sono arrivati due o tre commenti sotto questi video pulizie, perché commenti domande riguardo la casa, alle quali ci ha risposto, comunque sia lo rispiego, magari anche alle persone che sono iscritte da poco, comunque sia che capitano magari qua per la prima volta. Noi qua siamo in affitto, vi spiego un po' la situazione della casa. Noi qua siamo in affitto, appunto non è casa nostra, siamo arrivati, era già così, già arredata. È una casa un po' vecchiotta perché stiamo parlando di una casa degli anni 70, quindi anche i mobili che abbiamo trovato erano degli anni 70. Di moderno, come avete visto, c'è solo la cucina e poi una cameretta. Il resto è rimasto tale e quale come era negli anni 70. Quindi alla domanda come mai quei mobili antichi e pesanti, io rispondo semplicemente perché è una casa degli anni 70. Una volta i mobili purtroppo erano così, cioè purtroppo a tanti piacciono, ad altri meno, anch'io sono più per il moderno, però al momento la situazione è questa, ci teniamo questi. Detto ciò, la chiudo qua e puliamo. Thank you.
ragazzi, ho quasi terminato, ho fatto anche la doccia stamani, poi ho dato una passata veloce anche ai mobili quassù, a questo qua, un po' a quello là, però vorrei proprio sistemare la roba che ho qui dentro e metterla qua nell'ultimo cassettino e quella che ho qua metterla qua dentro. Vorrei fare un change, ecco, diciamo. Vediamo un po'. Allora ragazzi, alla fine ho sistemato qua, nel mobiletto qua sotto ho messo i detersivi vari per il bagno, poi pacchetto di fazzoletti, questo qua che è quello per pulire la doccia, questo che devo buttare, poi ho messo la scorta della carta igienica, phon, quello per la barba di Andre, rasoio per la barba, poi ho messo l'alcol, come si dice, il disinfettante, i silky peel e il parodontax, il colluttorio. E qua sotto per adesso è così, bene o male. Mentre di là ho messo le cose per il bagno, non si vedrà assolutamente niente, infatti. Vediamo se accendo un'altra luce. Insomma, allora sotto ho messo un rotolo di carta igienica, il bagno schiuma o bagno doccia, shampoo, mentre sopra ho messo un dentifricio, l'intimo, il detergente intimo, poi le ricarichine, questa qua è quella che devo finire, mentre là è quella di scorta, e poi qua giù che non si vede niente, comunque si è messo una saponetta e un fango, quello dell'equilibrio anticellulite. Per adesso mi pare che sia leggermente meglio rispetto a prima, anche se se li trovo mi piacerebbe prendere una specie di quei cestini per dare un pochino più di ordine al mobiletto.
Adesso ci penso anche. Ragazzi, questo video termina qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte. E noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!